Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Oggi, fratelli e sorelle carissimi, si celebra una festa mariana di origine devozionale che trae origine dal paese di Genazzano, dove c'è un celebre santuario dedicato a questo titolo della Madonna, che è quella di Madre del Buon Consiglio. Voi sapete che Madre del Buon Consiglio è anche una delle litanie lauretane che si dicono al termine del rosario, Madre del Buon Consiglio, e fu aggiunta alle litanie lauretane da Papa Leone XIII nel 1903. È ovviamente un titolo molto bello e che ci fa pensare ad una delle splendide funzioni che la Madonna ha nella nostra vita interiore. Ma noi sappiamo che uno dei doni dello Spirito Santo, vi ricordate nel Catechismo, è il consiglio, sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di Dio. Sappiamo anche che Gesù nella Sacra Scrittura è chiamato dal profeta Isaia consigliere ammirabile. E come sentiremo più tardi nel prefazio della Santa Messa, vedremo anche che la Madonna stessa, sotto la guida dello Spirito Santo, aderì intimamente all'eterno consiglio di ricapitolare in Cristo tutte le cose. C'è anche un canto molto bello, un inno molto bello mariano, che si celebra nell'ufficio del Dottore proprio della Madonna, che è il Cantico di San Bernardo, descritto da Dante Alighieri nel capitolo 33° canto del Paradiso, che è appunto: Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta, più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Cosa significano tutte queste cose? Ecco, significa che la Madonna, nella sua vita terrena, era in grado di conoscere e di comprendere perfettamente quello che Dio da lei voleva e in generale voleva. Però non è tanto facile scoprire e comprendere quello che Dio vuole. Proviamo a farci questa domanda. Da questa mattina fino adesso, secondo te, tu hai fatto tutta la volontà di Dio, i pensieri, le parole, le opere, cioè in ogni istante della tua giornata, tu hai fatto quello che Dio si aspettava che tu facessi in quel determinato momento? Sì o no? Mica non credo tanto facile, quindi noi possiamo, se siamo buoni, provare almeno a non combinare guai troppo grossi. Se siamo un po' più buoni, possiamo provare a non combinare proprio neanche guai un po' più piccoli. Ecco, però fare sempre e dovunque tutto quello che Dio vuole è difficile, perché ci vuole una luce che viene dall'alto. Ecco perché il consiglio è uno dei doni dello Spirito Santo. Ma la Madonna, che si chiama Madre del Buon Consiglio, è ben felice di condurci a questa luce, purché noi ricorriamo alla sua intercessione. Allora, oltre che nelle circostanze ordinarie della vita, bisognerebbe chiedere consiglio alla Madonna per le cose importanti, per le decisioni fondamentali, per le scelte di vita riguardanti la nostra vita interiore, per le grandi coordinate di direzione da dare alla nostra esistenza, o anche quando abbiamo un dubbio, diciamo, profondo, no? Voi sapete, ne parlo col confessore o col padre spirituale. Questa è una cosa molto buona, però un padre spirituale non ce l'abbiamo sempre a nostra disposizione. Cioè, se io sto a casa, vado in parrocchia, trovo il padre spirituale che sta confessando, capite? Il padre spirituale è un essere umano limitato, nel senso che può darsi che in quel momento non c'abbia la possibilità di darti udienza, proprio non perché non vuole, ma perché è occupato. Invece la Madonna, se è occupata, la Madonna pure se è occupata in cielo, sapete che quelli che stanno in cielo non si sa cosa fanno. Provate a fare questo pensiero. Io quando ero piccolino facevo questo, dicevo: come fa Dio a sentire tutte le preghiere di tutti gli uomini in contemporanea, a conoscere tutti i pensieri di tutti gli uomini in contemporanea? Ma come fa? Cioè, certo, hai pensato, sembrano cose sciocche, ma non è così, come fa? È un po' complicato, eh? Cioè, hai detto che noi quando ci parlano due persone insieme, ci fermeremo una volta e capisco niente, perché noi siamo poveri uomini, siamo esseri umani. Ora, la Madonna certamente non è creatura umana come noi, ma la Madonna non sta in paradiso,
e la Madonna è completamente ripiena di grazia, è completamente, alcuni usano un termine molto bello e molto forte, inviata, cioè ripiena completamente di Dio. E è molto brava a fare questo, perché ripeto, nella vita terrena una delle cose di cui la Chiesa è convintissima è che nessuno ha fatto la volontà di Dio con tanta assoluta perfezione quanto la volontà di Dio. Per questo che c'è un canto, non so se lo conoscete, che si chiama Vogliamo vivere come Maria, che dice l'irraggiungibile, non ci si può arrivare al livello della Madonna, c'è nessuno, non è proprio possibile. Neanche se si spostano dei più grandi santi che siano mai esistiti, messi tutti insieme, non ci arrivano. Ecco, quindi da questa sovrabbondanza lei è ben felice di trarne per essere nostra luce. Ecco, veramente, luce che illumina il nostro cammino, no? Anche nell'inno Ave Stella del Mare c'è un passaggio dove si invoca dalla Madonna la luce su noi fedeli, specialmente quando non abbiamo chiaro quella che era la volontà di Dio. Per non fare sciocchezze, sarebbe sempre bene, un principio generale della vita interiore, non prendere decisioni significative senza chiedere consiglio a persona saggia e prudente, ovviamente, non bisogna chiedere consiglio alle mari o ai compari, d'accordo? Perché gli uomini danno sempre consigli umani, limitati, quindi bisogna chiedere consigli a persone significative. Certo che se lo chiediamo alla Madonna, attraverso la preghiera, anche attraverso non soltanto il Santo Rosario, no? Perché la preghiera profonda, sia con Gesù che con Maria, è quella che è fatta con un colloquio sincero, cioè andare semplicemente a vedere la Madonna e dire: Madonna, c'è questo problema, io non so che fare, chiedo aiuto a te, dammi la tua luce. Vai in Ave Maria, la Santa Regina, e poi vedrai che durante la giornata, forse nel momento stesso in cui stai pregando, la mente si orienta, cioè, forse sarebbe bene fare così, provi a farlo e vedrai quella era la cosa giusta, perché non è la stessa cosa agire dopo aver chiesto consiglio oppure facendo sempre la testa nostra. Noi siamo padronissimi di fare la testa nostra, capite? Perché il nostro Signore ha la nostra libertà e nessuno può imporci niente, però la persona umile non agisce senza chiedere consiglio perché non si fida di se stesso, perché la nostra mente è limitata. Tu puoi essere quello più grande uomo della terra, intelligentissimo, ma sempre molto limitato. Chiedere alla Madonna consiglio e anche riconoscere questa sua straordinaria eccellenza, che la rese preziosa agli occhi di Dio, e appunto, come ho detto a tutti, per tutti nella preghiera di introduzione alla Santa Messa, chiedere per mezzo di Maria Dio dono di consiglio perché ci faccia conoscere ciò che a lui piace e ci guidi nei travagli della chiediamo a Maria Santissima del buon consiglio che ci assiste in tutte le circostanze, perché con la nostra buona volontà in tutto e per tutto possiamo imparare a fare quello che a Dio piace e quello che Dio vuole. Siano lodati Gesù e Maria. Santissima.